Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì, direi, che giorno è oggi? Lunedì 22 luglio. Ci sono tante questioni politiche che affronteremo tra poco, però la questione più importante di oggi, secondo me, è la questione di Bibbiano. Come sapete, lì c'è uno scandalo con 29 indagati, questo signor Foti che poi è stato, diciamo, rilasciato dagli arresti domiciliari, che è l'ideatore, l'ideologo di questa grande scuola di psicoterapeuti che sostanzialmente la vedeva, aveva come loro mito, ce lo racconta oggi Borgonovo, l'atteggiamento Me Too. Il problema è che questo atteggiamento Me Too lo avevano i bambini, avrebbero dovuto averlo bambini di 2 anni, 3 anni, che venivano sottratti alle loro legittime famiglie. Perché è il tema più importante di oggi? Perché il ministro Bonafede, di cui io in genere condivido zero, in realtà in questo caso cosa ha fatto? Ha fatto una commissione di persone che si dovrà occupare degli affidi dei bambini a famiglie diverse rispetto alle famiglie naturali, che secondo me è una cosa straordinariamente importante. Voi dovete immaginare, siate o non siate genitori, che cosa cacchio vuol dire a un certo punto di un assistente sociale imbevuto di ideologia, no gender, LGBT, Nicolì, oppure di famiglia tradizionale, come ti posso dire, per la quale non è sopportabile nulla se non fuori, mettetevi da tutti gli estremi, da quelli LGBT a quelli, non so, del cattolico tradizionale a quello del musulmano integralista, però immaginate cosa voglia dire togliere a una famiglia con le sue idee, la sua cultura, togliere e sradicare un bambino per fargli fare il pacco postale all'interno di tante altre famiglie. Questo purtroppo in alcune parti d'Italia avviene troppo di frequente, tant'è che su denunce di questa frequenza incredibile si è aperta un'inchiesta, non solo a quella di Angelo e Demoni, ma quella che abbiamo testimoniato a Matrix da anni, grazie a Pablo Trincia, che si chiama Veleno, in cui furono addirittura inventati dei riti satanici a cui avrebbero partecipato dei bambini, completamente falsi. Furono condannate delle persone e oggi sono in revisione i processi. Il procedimento è molto semplice: si fa dire ai bambini, gli si fa una specie di lavaggio del cervello a questi bambini piccoli per far dire di essere stati abusati quando non lo sono stati affatto. Nel caso di Bibbiano, come c'è oggi nel Corriere della Sera, tra le accuse c'è addirittura quella di aver fatto un disegnino con due mani allungate e ad aver allungato le mani di questo uomo sul bambino, che segnerebbe questo disegno poi l'ipotesi di un abuso, anche questo assurdo, ma ad allungare le mani è stato lo psicoterapeuta e non il bambino, secondo l'accusa. Quindi ha allungato le mani per dare il senso di come questo bambino sarebbe stato abusato. Ma il punto fondamentale non è tanto entrare nella questione giudiziaria di Bibbiano, dove sono stati anche, diciamo, una connivenza di sindaci del PD, che era inevitabile che fosse il PD, perché in quelle zone sono tutti di sinistra, catto comunisti. Il punto fondamentale è che è talmente grave l'idea di togliere un bambino alla propria famiglia naturale che io indagherei 100 volte, perché un bambino tolto dalla famiglia naturale è un ergastolo per il bambino e per la famiglia naturale, che, se permettete, gli togli la cosa più sacra e più importante che ha, più dei soldi, più del patrimonio, o talvolta forse anche più della propria libertà, che sono i propri figli, d'accordo? Bene. E questa commissione d'inchiesta mi sembra legittima e su questo Renzi dice: mi fa schifo che si strumentalizzino i bambini, perché dice che Lega e Movimento 5 Stelle stanno strumentalizzando i bambini per questa vicenda. La stessa cosa la dice oggi la De Micheli in un'intervista a Repubblica: che schifo questa strumentalizzazione. E poi la stessa cosa la dice un... Vabbè, questo è un cretino totale, cioè, anzi no, facciamo una pausa, diciamo, la dicono tante persone. Poi la stessa cosa la dice... La dice su Repubblica un'altra persona che ho letto oggi che faceva tutto l'indignato, era questo Luca Bottura. Dovete sapere che Luca Bottura è uno che la televisione lo ha sostanzialmente cacciato via, perché non essendo riuscito a fare l'autore televisivo, fa le critiche televisive, come sempre avviene, cioè a Rai 3 la sua amica Berlinguer gli ha detto: a Bottura, se continuo con te io faccio lo 0,0,0%. Oggi si permette di dire che Salvini pontifica della questione di Bibbiano essendo Salvini, questa è la super battuta di Bottura, un conduttore di Mediaset coadiuvato dai giornalisti compiacenti. Bravo Bottura, c'è il mondo che ride. Allora, quel cazzone di Bottura, cazzone si può dire o si viene querelati, a quel cazzone di Bottura e a quelli che pensano che si faccia schifo, io gli consiglio di leggere una pagina oggi dei giornali, una sola cazzo di pagina, quella del Quotidiano Nazionale, diretto da Michele Brambilla, dove c'è la storia di due bambini che sono stati presi dalle loro famiglie del Sud Italia, piuttosto disagiate, c'erano un terzo figlio di
14 anni regolare, portate via da questo giretto dell'Anghinolfi, tutto questo giretto degli assistenti sociali, sono stati sradicati da questa famiglia, senza praticamente neanche un processo, messi in un'altra famiglia affidataria, tolti da quella famiglia affidataria, messi in un altro centro, il tutto senza neanche una prova di un abuso né niente. La madre, cosa, erano incapaci dal punto di vista genitoriale, così l'assistente sociale considerava questi due genitori del sud incapaci dal punto di vista genitoriale. Come cazzo si permettono? Bottura, toc toc, l'hai letto? Tu sei incapace dal punto di vista genitoriale, lo decide un assistente sociale che lo manda alla sua ex fidanzata. Ti piace questo modo di fare? E se c'è un'inchiesta su questo, tu ti scandalizzi e pensi che sia un problema? Io sono scandalizzato dalla merda che scrivete, e cioè che non pensate che un'inchiesta su delle persone che tolgono dei bambini a due famiglie del sud, che sono poveracci, e grazie al loro mitico avvocato, cosa è successo? Quotidiano nazionale, il Tribunale dei Minori, dopo 5 anni gli ha ridato i bambini. 5 anni, perché ha giudicato del tutto infondate le inadeguatezze genitoriali. Vogliamo vivere in un mondo in cui gli assistenti sociali decidono l'adeguatezza genitoriale di Bottura, di Renzi e della De Micheli? Vogliamo vivere in quel mondo? E vogliamo vivere in quel mondo che grazie a quella inadeguatezza genitoriale sono state spese 117.000 euro, come dice il Quotidiano nazionale, per tenere in queste mitiche case strutture dove questi psicologi, psicoterapeuti della minchia, assistenti sociali del cazzo potevano lucrare e far capire che cosa voleva dire invece l'adeguatezza genitoriale a questi due poveri genitori del sud, perché questa è l'unica cosa che c'è scritto nel Quotidiano Nazionale. Io non so come dire, sono disperato per loro, per quello mi arrabbio. E quando vedo Bottura che pontifica, no, questi giornalisti, Salvini, Bottura, vatti a leggere quello che ha scritto Pablo Trincia, vatti a su Repubblica, il tuo giornale non è un giornale difficile, veleno, l'hanno scritto sul tuo giornale, cazzo. Se tu i tuoi occhi coperti di pregiudizio gli togli Salvini e cerchi di capire che cosa succede sui bambini, forse anche tu lo capisci, anche tu lo capisci che cosa vuol dire. Non c'entra nulla lo schifo del PD, non ce ne fotte nulla dello schifo del PD, a noi ci fotte soltanto che i bambini non si tolgono ai genitori per inadeguatezza genitoriale. Notizie della giornata e poi dell'autonomia. Oggi scrivono una lettera Fontana che sembrano Bibi e Bibò al Corriere della Sera, rispondendo al Premier Conte, dicendo: noi l'autonomia la vogliamo e siamo stati molto feriti dalle parole di Conte. Ma insomma, io direi: non ve ferite tanto, ragazzi, ma che ve frega. Nella Seconda Repubblica, questi trasferimenti dal nord al sud di un'autonomia diversa costerebbero al sud 3,3 miliardi. Ovviamente il titolo è fake, come va di moda dirlo, no? Il fact checker, vorrei un fact checker, no? Sul titolo di Repubblica, 3,3 miliardi torti dal sud. E come mai 240 milioni in più vanno alla regione Puglia? La regione Puglia dove la mettiamo? La mettiamo vicino all'Alto Adige? La regione Puglia, secondo questa legge sull'autonomia, si beccherebbe 240 milioni di euro in più all'anno. E quella che cos'è? La mettiamo vicino al Piemonte? Non è sud della regione Puglia? È evidente, toglieranno soldi al Lazio, toglieranno soldi. Cioè, in sostanza, cosa fanno con questa autonomia che può più o meno piacere? Per esempio, ci sono di queste co alcune cose su questa autonomia che a me fanno orrore, cioè l'idea che le regioni possono decidere, c'è scritto tra le altre competenze, i trattati internazionali, i rapporti con la UE. Ma che cazzo di senso ha che le regioni abbiano rapporti con la UE? Non devono avere rapporti con la UE. Purtroppo ci abbiamo Moavero che ce li avrà, ma non certo le regioni. Io non voglio che ci siano 20 rapporti con la UE, ma penso anche voi, nessuna persona normale, anche Fontana, perché vuoi i rapporti con la UE? Ma che te frega dei rapporti con la UE? Comunque, insomma, sulla questione c'è molta battaglia. L'altro grande tema politico di oggi è che Conte vuol farsi il partito. L'aveva detto ieri il Tempo, oggi ci arrivano tutti quanti i giornali. Conte, il bersaglio grosso secondo Repubblica, che prende quello del Tempo, bersaglio grosso di Salvini sarebbe Conte. Conte per Salvini deve andarsene via. Questa è la novità della Repubblica, che ogni giorno se ne inventa una nuova. Facesse scrivere di più Bottura, così almeno ridiamo. Anzi, non si ride per niente Bottura, come si sono raccorti quelli di Rai 3 dopo averlo ingaggiato senza grandi soddisfazioni. Mieli oggi dà il bacio a Conte, e quindi abbiamo capito che anche Conte come Prodi è andato, perché oggi su Repubblica dice: è nata una stella, quello che dice Mieli, no? Finalmente è nato un presidente del Consiglio. Insomma, 100 righe per leccare i piedi a Conte, e quando questo arriva sul Corriere della Sera abbiamo capito che Conte anche in quel caso è andato. La benedizione mortale di Mieli, che dopo Scalfari forse è quello che
dalle peggiori benedizioni. Cosa è successo ieri? C'è stato che dei delinquenti hanno preso a sassate e hanno fatto un incendio altro 4 metri a Chiomonte, dove c'è un cantiere della TAV. E il senatore Airola del Movimento 5 Stelle, invece di fare il fenomeno, dice: invece di arrestare questi qua, arrestiamo la TAV. E no, c'ha ragione la stampa, ha ragione la stampa. Ragazzi, sono pericolose queste connivenze di questi senatori nei confronti dei delinquenti che fanno e lanciano bombe carta, che non c'entrano nulla con la TAV. Sono delinquenti che devono finire in galera, come dice giustamente oggi il giornale. Non hanno nulla a che vedere con una battaglia che peraltro è assurda, quella con la TAV. Ma comunque la volete fare? Ma non con gli incendi, non con le bombe carta, non sparando ai poliziotti, sparando, scusatemi, opponendosi ai poliziotti col metodo Carola. Però d'altronde, se Carola ce la può fare, perché non ce la possono fare anche gli oppositori della TAV? Quindi non si scandalizzassero troppo quelli che difendono Carola, così come hanno difeso Carola, possono difendere anche quelli della TAV, solo che uno è il PD e l'altro è il Movimento 5 Stelle. Il tema è che né Carola né questi qua della No TAV possono essere difesi, perché se si attacca un poliziotto si va in galera. Epurato da Toninelli, oggi sul Messaggero, l'unico tecnico della commissione TAV che era a favore della TAV, che è l'ingegner Coppola. Vi ricordate la commissione Ponti sull'analisi costi-benefici? Uno solo diceva che bisognava fare la TAV ed era questo ingegner Coppola. Toninelli che cosa fa? Seccato, via, non più consulente, nonostante la sua consulenza sarebbe dovuta durare il tempo del mandato. Arata, questione Siri, dice al figlio durante un'intercettazione che avrebbe dato 30.000 euro a Siri se fosse passato l'emendamento, e su questo Siri è indagato. Quindi se domani mattina qualcuno dice che a me potrebbero dare 5.000 euro per venire in televisione e non vengono in televisione, vengo indagato io. Vabbè, la televisione non è un emendamento del parlamentare, diciamo, mi danno 5.000 euro, non lo so, per fare una roba, vado a finire. Secondo voi questo può essere un criterio? No, non può essere un criterio. Detto questo, i 30.000 euro che il giornale di Belpietro diceva che non c'erano da nessuna parte, in realtà ci sono nell'intercettazione fatta dalla finanza. Quanto siano rilevanti dal punto di vista giudiziario, secondo me, è zero, ma i 30.000 euro oggi, dopo che Siri si è seduto al tavolo per la flat tax, sono ricomparsi sui giornali. Che altro c'è di interessante sui giornali? Bellissimo concludere il pezzo di Ferrara. Ovviamente io non condivido molte delle cose che dice Ferrara, ma mette insieme la vittoria dei populisti, la vittoria di Orban, la vittoria di Camilleri, le grandi vendite di Camilleri, le grandi vendite di Decrescenzo, dicendo che il successo non per quello deve essere condiviso, si può anche essere in minoranza. Non lo è mai stato Ferrara, ma questa è una mia chiosa che conta poco. E soprattutto l'ultima frase del pezzo di Ferrara è stupenda: una società rischia di essere illiberale, è una società che non celebra gli individui e la loro singolarità, ma il piedistallo in cui li colloca. È una frase stupenda, la condivido al 100%, e quindi sostiene Ferrara che Salvini, Camilleri, De Crescenzo e Orban non sono stati celebrati tanto come individui per la loro singolarità, ma per il piedistallo in cui sono stati collocati. A ognuno di voi il giudizio, ma resta comunque un principio molto sano, quello di Giuliano, che io condivido, e cioè non si celebrano i piedistalli, ma semmai gli individui. Ciao.